L'oggetto della conferenza stampa è un'iniziativa che abbiamo assunto il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Lorenzo Spiri ed io rispetto a un problema che in questi giorni sta emergendo in tutta la sua drammaticità e che nel giro di qualche settimana purtroppo porterà al blocco di ogni attività edilizia sulla città di Pescara e sulla provincia di Pescara. Tutto ciò in conseguenza dell'entrata in vigore prevista per il 16 marzo della legge sismica regionale, che però sconta purtroppo il fatto di non avere previsto in alcun modo le professionalità necessarie per smaltire le centinaia di pratiche che giacciono già presso il Genio Civile Provinciale. E allora oggi abbiamo inoltrato una istanza al Presidente della Regione affinché differisca immediatamente l'entrata in vigore della legge sismica regionale almeno al 30 di settembre. Nel frattempo lo invitiamo a far predisporre una convenzione con l'Ordine Provinciale degli Ingegneri affinché, così come è accaduto in passato, vengono smaltite tutte le pratiche giacenti e attivi Abruzzo Engineering affinché metta a disposizione le professionalità necessarie affinché la legge regionale, quando entrerà in vigore, non rappresenterà più un problema per gli abruzzesi, in particolare per i pescaresi, ma insomma in qualche modo una tutela seria del territorio.